Ciao a tutti. Io non ne posso più di fare questo genere di video ogni anno. Cioè, neanche un attimo di pausa. Non fai in tempo a pre... Manila, tu che mi stai guardando, non fai tempo a riprenderti dal film precedente che tra capo e collo te ne piazzano un altro. E si va sempre peggio, cioè è una cosa incredibile. Io a una certa devo pensare anche alla mia salute, cioè non è che posso andare avanti così a impazzire. Però alla fine, oh, sono le responsabilità di chi entra in un viaggio. E quindi sì, oggi torniamo a parlare della saga cinematografica After. Quella letteraria non la voglio più toccare neanche con un bastone. Perché libri da 1200 pagine di deliri, violenza domestica, relazioni tossiche e noia mortale non me le voglio appioppare, sinceramente. Quindi almeno il film dura un'ora e mezza, soffri un'ora e mezza, ma dopo è terminato, ecco. Ed è incredibile comunque notare che sono film da un'ora e mezza tratti da romanzi eterni, dove però non succede comunque nulla, cioè ti aspetti che almeno nel film condensino le cose essenziali, cioè comunque le scene madri, i colpi di scena. Ecco, non succede niente. Cioè, in confronto, un film di Bellatar è il nuovo capitolo di Fast and Furious. Cioè, capito? Quindi sì, oggi parliamo di After 3. E devo dire che sono ancora frastornato, perché l'ho appena terminato e anziché farmi una scaletta, come sempre ho deciso di accendere la telecamera una volta impartiti i titoli di coda, per raccogliere un po' le mie emozioni e reazioni a caldo. E sono rimasto, come al solito, sorpreso di vedere un cambio di regia in questo After 3. Cioè, i registi, ogni volta che completano un film della saga, fanno harakiri e spariscono nel nulla e si rifiutano di girare il capitolo successivo. Nel primo film After avevamo una regista donna, Jenny Cage, che aveva provato a estirpare tutto il trash esondante dal romanzo di Anna Todd, quindi eliminando le lenzuola sporche di sangue, come pegno d'amore, eliminando un po' di problematiche legate a violenza domestica involontaria, ecco, ha provato a mettere una pezza, a togliere tutte le scene del libro che potevano risultare problematiche, con l'aggravante, cioè con comunque intento nobile, ma l'aggravante di realizzare un film veramente noioso, un noioso melodrammone per adolescenti brutto. Il secondo regista, di cui non mi ricordo il nome, che ha diretto After 2, che è l'unico film degno della saga, se volete, del trash vero, cioè trash che vi fa sclerare dal ridere, cioè un film veramente orrendo, dove però apprezzo la sincerità di chi era dietro la macchina da presa, perché ha detto: la mia precedente collega ha cercato di migliorare le cose, salvare baracca e burattini, qua non c'è niente di salvabile, io butto sul la butto sul trash, metto veramente tutto ciò che c'è di peggio nel romanzo in una paccottiglia di roba, e quindi siamo costretti a sorbirci, ad esempio, incontri professionali con magnati, imprenditori cinesi in discoteca, nei nightclub, con Tessa ubriaca di Sex on the Beach, deliri irrazionali di Hardin che cita Jane Austen come ideale fonte di ispirazione per la loro love story, Tessa barcollante sui tacchi che non sa portare e gare di yoga acrobatico. Ok, il 2 è veramente un disastro su tutti i fronti, ma è una gioia per noi appassionati di trash, perché il livello, con budget maggiore, ma il livello rasentava il parentesi tonde, ok? Quindi avevo alte aspettative sul trash per After 3, che vede un nuovo regista, perché vi ho detto che dopo aver finito per dovere contrattuale i film, i registi fanno harakiri. E vabbè, da quel punto di vista scatta l'empatia umana. Quindi in After 3 abbiamo un nuovo nome, Lancel Landon, che diciamo prende una direzione ancora diversa, perché dopo aver provato il melodrammone noioso e dopo aver invece subito l'esplosione di trash devastante, con questo nuovo regista approdiamo a una nuova forma di intrattenimento per la saga di After, ovvero il vuoto cosmico.
Il nulla, nulla. C'è da dire che questo regista tenta di essere un poco più raffinato del precedente, evitando i voice-over devastanti di Hardin. Quindi, mentre il secondo capitolo si apriva con questo voice-over struggente di Hardin che parla di amori impossibili, il 3 non ci offre questa gioia. Ma il 3, diciamo che come elemento stilistico piuttosto di bassa lega, ci offre costantemente nella colonna sonora, delle canzoni che a volte sono aggiunte in modo che non capisci esattamente il perché, cioè creando proprio degli accostamenti brutti. Avete presente quelle canzoni non belle, non brutte, ma proprio sciape, che si trovano magari in quelle playlist Spotify tipo Mood of the Day? Ok, non sono playlist che fate voi, ma sono playlist che Spotify realizza, e tu puoi dire: ah, voglio della musica da brunch, e cerchi brunch e non sai chi siano gli artisti, la piazzi su, e sono quel tipo di canzoni atmosferiche ma non troppo, con melodie proprio sciape. Ecco, sembra che la colonna sonora di questo After 3 sia stato preso da una playlist di Spotify tipo Coffee Time, ok? Quindi veramente anche questo è proprio l'unica cosa che a livello stilistico mi ha un po' destabilizzato. Cioè, ci sono veramente dei momenti in cui dico: ma perché c'è? Tipo un momento in cui c'è un weekend fuori porta di Tessa e Hardin e la famigliola di Landon, dove c'è questa musica un po' tamarrina, ma non troppo, che dovrebbe farci percepire il loro divertimento senza freni. Peccato che siano su uno yacht e non è che stiano andando a Ibiza. Quindi, boh. Cioè, sono dei momenti che mi hanno lasciato un po' perplesso. Però diciamo che almeno i voice-over orripilanti di Hardin sono stati eliminati, e continua un po' After 3 esattamente dove si concludeva il 2, che si concludeva con un colpo di scena orrendo, che neanche le peggiori soap opera brasiliane degli anni 70. Scoprivamo infatti che il padre di Tessa è diventato un senzatetto e riconosce la figlia per strada quasi come una botta di culo, ecco, e Tessa dice: no, papà! E si concludeva così. Ed è proprio lì che parte il nostro After 3, con un flashback dove abbiamo una Tessa 12enne, un po' emo, che è in giardino a far così perché intanto il padre e la madre stanno litigando di brutto. E per problemi d'alcolismo del padre, la madre sbatte l'uomo fuori di casa e non lo vede per quasi, e Tessa non lo vedrà per quasi 10 anni. Ora, questo è il film dei genitori degenerati, sostanzialmente. Cioè, noi capiamo, non giustifichiamo le azioni stupide o violente dei protagonisti, ma capiamo il perché siano decerebrati, cioè perché non hanno avuto un'educazione genitoriale, sostanzialmente. E i genitori sono a volte più bambini dei figli. E non so se è proprio un aspetto che voleva tratteggiare il regista in questo senso, o la stessa Anna Todd, ma dubito. Ma comunque è quello che veramente emerge. Diciamo che lo shock di aver incontrato il padre viene accolto da Tessa con la sua solita espressione facciale, tipo: ok, così. Allora, c'è da dire che gli attori, i protagonisti, lei soprattutto, ma anche lui, dai, spezziamo una lancia, stanno pian piano imparando qualche espressione in più. Quindi da meno 3 sono arrivati a 2, ok? Cioè, occhi chiusi, occhi aperti, sostanzialmente. Quindi, pian piano, con un po' di fatica, oliando il motore, questi attori stanno imparando ad essere un po' più credibili. C'è da dire che però ogni volta, per quanto sia una bellissima ragazza l'attrice scelta per Tessa, la mettono in contesti in cui deve muoversi, come nei tacchi, sui tacchi nel capitolo precedente, in cui dovrebbe destare meraviglia, ma questa attrice è un po', cioè, è un po' goffa, obiettivamente. Non voglio essere cattivo, ma è la realtà. Cioè, c'è una scena in discoteca dove lei dovrebbe sedurre, non in discoteca, una festa di matrimonio dove lei dovrebbe sedurre Hardin con delle movenze molto sensuali, e proprio la regia la riprende con questa inquadratura in slow motion e poi il controcampo di Hardin così desideroso, e invece lei si muove, ma si muove esattamente come me sotto la doccia, capito? Così.
Non è che... Quindi, ve lo giuro, basta far fare agli attori cose che non sanno fare, ok? Piuttosto prendila con lo sguardo, non lo so, lei comunque si muove, non balla benissimo, ma la riprende in un determinato modo, invece qua vorrebbero farci credere che le sue movenze sono colme di lussuria, sensualità, insomma, diciamo che non è un momento particolarmente felice del film. Un film dove, ripeto, non succede niente. Partiamo con lo shock, l'arrivo del padre straccione di Tessa. Ok, Tessa, vi dicevo, accoglie la sorpresa del padre con neanche troppo sconvolgimento emotivo, ma è contenta comunque di riallacciare i rapporti con lui. Hardin inizialmente è un po' dubbioso, pensa che lui non sia un uomo di cui fidarsi perché ha paura che voglia prendere i soldi di Tessa, quindi diciamo che all'inizio è dubbioso, ma poi stringe un legame particolare, nel senso che i due uomini diventano amici, hanno un po' questa sorta di complicità sul fatto che il padre dica: ah, finalmente mia figlia è innamorata, e lui dice: ah, sono innamorato di sua figlia, però non so esattamente come dimostrarglielo, ci sto provando. Allora, c'è da dire che questo incontro col padre di Tessa spinge un po' Hardin a eliminare la violenza che lo contraddistingue. C'è solo, infatti, all'inizio solo un momento in cui Hardin muove le mani, e lo fa contro un ubriacone del bar. Va in un bar con il padre di Tessa per vedere le foto e parlare un po', e c'è questo che vede le foto di Tessa e dice: oh, che figo, i due uomini menano sto tizio. Allora, una scena completamente decontestualizzata e inutile, che però serve appunto per far allacciare i rapporti ai due uomini. Ok, e da qui in poi, vi giuro, non succede niente. Allora, diciamo che il dramma principale è che Tessa ha scelto, cosa incomprensibile, una cosa sbagliatissima, ha scelto, vi ricordate già nel secondo capitolo, di accettare un lavoro lontano. Dov'è che va? A Boston? Dallas? Non mi ricordo. Va lontana comunque. Lei lavora inspiegabilmente in una casa editrice molto potente, di cui lei è principalmente l'assistente dell'editore, e si sta muovendo bene, nonostante le nostre perplessità nei confronti di Tessa in un ambiente editoriale, dove, nonostante passi il tempo a risolvere le manfrine di Hardin, a menare gente, pure lei, tipo le catfight della festa del secondo capitolo, trova anche il tempo di leggere il grande Gatsby e Margaret Atwood, ok? Cosa che anche lui ci sorprende, perché lui è un uomo dominato da istinti feroci, ma allo stesso tempo ti cita Jane Austen a memoria, come avviene in una scena in cui loro due vanno in questo weekend fuori porta con la famigliola di Landon, ok? Che è un altro personaggio che in realtà non ha così grande rilevanza all'interno dell'universo di After, cioè è lì e basta, almeno nei film, dico, non so nei libri quanta importanza possa avere, ma chi ha letto Nothing More o ha visto la mia recensione, meno sappiamo di Landon, meglio è, perché lui ti parte con dei trip completamente scollegati tra loro. Benissimo, il grande dramma appunto che lei ha scelto, mamma mia, di avanzare la sua carriera e quindi andare in questa filiale della casa editrice che si trova in là, e quindi essere promossa a livello professionale. Hardin è devastato, non lo accetta, e non può capire soprattutto perché Tessa abbia fatto una scelta personale senza coinvolgerlo, quando lui è il primo che, quando è in preda ai suoi deliri, sparisce nel nulla, e Tessa giustamente gli dice: ma scusami tesoro, ma come facevo a dirti che ho accettato un lavoro se tu non c'eri? Eccala! E quindi non t'ho visto per una settimana, quindi non ti lamentare, tesoro mio bello. In realtà Hardin è un po' depresso, ma devo dire che io apprezzo il fatto che il personaggio stia appunto sedando i suoi istinti, perché comunque sta forse maturando, chi lo sa, e quindi buona parte del film è dedicata a questa spaccatura tra i due, che comunque si amano, stanno assieme, sembrano quasi una coppia normale, ma c'è questa ansia della distanza, ok, che si potrebbe creare tra loro due, perché lei va a Boston e lui rimane lì come un ciaparà. Questo nonostante gli fosse stato offerto un lavoro,
Hardin, che lavora nella casa editrice, che lui però ha rifiutato per stare insieme a Tessa. E beh, certo, no? Questo era successo prima che Tessa ottenesse questo lavoro, però vabbè. Quello che invece è interessante capire è ben altro. Innanzitutto, che cosa ci sta dicendo il film? Perché il film è vuoto cosmico, dove non accade assolutamente nulla, se non qualche battibecco legato alla distanza, non ci vediamo, è inframmezzato da scene erotiche girate male, punto. Dove a volte ci sono dei picchi quali non usiamo il preservativo, tanto uso la pillola. Punto. Che bello, e festeggiano quasi con gioia questa cosa, no? Meglio piuttosto concentrarci sul trash vero. In realtà, fino al devastante finale, e ve lo giuro, è l'apocalisse del disagio, non ci sono grandi momenti trash, cioè più che altro noia e vuoto cosmico, dove non succede realmente niente, ma niente. Il trash è riservato ai momenti di gelosia. C'è un momento linciano, disagiatissimo, che è una visione, è un sogno di Hardin, che io quando ho visto sono scoppiato a ridere, ma veramente. Cioè, è di una bruttezza epocale quella scena. Però, per spiegarvela, devo raccontarvi un'altra scena trash. Sostanzialmente Cosina e Cosino vanno in questo ristorante, non vi sto a spiegare neanche il perché, dove Hardin incontra una sua amica molto bella. È una sua amica, appunto, non è che c'è qualcosa sotto. Però diciamo che Tessa è un po' indignatina perché qui sono andato a salutare una bella, sostanzialmente. Quindi si va a sedere al suo tavolo e a servirli arriva questo cameriere che chiede cosa prendono tutti e Tessa fa un po' la seduttrice perché vorrebbe istigare Hardin e quindi dice consigliami qualcosa tu. E lui dice ti propongo il salmone col cedro e lei sì e poi ha voglia di pasta e voglia di questo dialogo è imbarazzante io ho voglia di pasta adoro i carboidrati. Ecco, mentre si fanno le odie ai carboidrati Hardin impazzisce e fa tipo non lo picchia in realtà ma fa tipo arriva al tavolo si mette lì e con uno sguardo di sfida mette in riga il cameriere e Tessa fa tipo un sorrisetto da così, ma che disagio è? E soprattutto è una scena che, vista dal punto di vista di Hardin, cioè dalla sua stessa prospettiva, non indurrebbe a niente di strano. Cioè, vista da lontano, come è girata questa scena, sembrerebbe semplicemente il cameriere che prende l'ordinazione, punto. Cosa c'è da essere così tanto gelosi? No sense totale. Questa scena però, che è già di un trash devastante, ispirerà la scena più trash di tutto il film, dove io ero piegato dal ridere. È una scena dove Hardin si immagina, ma vede, con anche una luce stile Neon Demon, Tessa che è in preda alla passione con questo Robert, il cameriere inutile. E loro proprio se la danno giù, ci vanno giù pesante, in preda all'euforia dei sensi, e c'è Hardin dietro a un vetro che fa no! No! E intanto ci sono dei continui cambi di inquadratura tra Tessa al culmine del piacere e Hardin che fa no! Sembrava, vi giuro, l'urlo di Alberto Tomba in Alex l'Ariete. Ah! Io ero piegato dal ridere. È una scena trash talmente iconica che sono tornato indietro 3 volte a vederla. Bellissima, bellissima. Peccato che poi si ritorni ancora nel nulla cosmico, perché Hardin deciderà di trasferirsi lì in zona, perché in realtà dilaniato da questa visione di Tessa che lo tradisce con Robert, e tutto fila liscio fino a che non salta fuori che la madre di Hardin si sta per risposare con l'amore della sua vita. Ok, Hardin, che ha un legame strano coi genitori, diciamo che ci aspetteremmo inizia a impazzire. Ma in realtà accoglie il tutto positivamente, quindi c'è questo matrimonio e succede questa scena che lancia il via alla parte finale del film, che in confronto Maria la del Barrio è un film d'autore. Cioè, è un'esplosione di cliché, bruttezza epocale. La madre di Cosino
sa benissimo che in casa sua quella notte dormiranno anche Cosina, Tessa e Ardin, perché il giorno dopo c'è il matrimonio. Allora, perché fa quello che fa? Cioè, sembra quasi che volesse farsi sgamare. Infatti Ardin viene svegliato da dei gemiti pesantissimi, ma proprio che c'è proprio un orgasmo bello pesante, neanche provare a soffocare un attimino, proprio così. Aiuto, sembravo Harry ti presento Sally. E quindi Ardin scende e vede la madre, nuda, che sta facendo all'amore con l'editore di Tessa, che non è ovviamente l'uomo che sta per sposare, ok? Anzi, l'editore è ammogliato con Kimberly, che è un'altra tizia, ok? Ovviamente scoppia il dramma e Ardin mena per la seconda volta nel film, dà delle botte al tipo e quindi salta fuori il dramma, il disagio, e noi già da questa scena capiamo già subito il colpo di scena finale, che però ci verrà rivelato solamente dopo 20 minuti, quindi 20 minuti per l'attesa di questa rivelazione che già capiamo, perché la madre gli dice: guarda, è complicato, c'è una cosa che vorrei dirti ma non lo so. Quindi noi sappiamo tutti dove andrà a finire, dove andrà a parare questa roba. Andrà a parare, ve lo spoilerò io, che l'editore è il vero padre di Ardin. E quando salta fuori che tutti erano a conoscenza di questa cosa o la vengono a sapere, Kimberly, che è la moglie dell'editore, in primis, si giustificherà dicendo: vabbè, loro hanno un passato tormentato, io lo accetto, soffro e lo accetto. Ma come soffri e lo accetti? Non è che perché due hanno bombato 20 anni fa è giustificabile il fatto che bombino ancora e stanno insieme ad altre persone? Cioè, non lo so, totalmente nonsense. Ovviamente quando Ardin scopre che il suo vero padre non è il suo vero padre, follia totale, quindi esce dal bar disperato, un po' così in mezzo alla strada, ma per fortuna c'è Tessa che dall'altro lato della strada lo sta raggiungendo, scoppia l'abbraccio, scoppia il bacio, poi esce una scritta, la più inquietante in assoluto, visto che siamo anche in tema Halloween, ma sarà già finito Halloween, ora quello vedrete, questo video, ecco. Continua, esce continua, noi lo sappiamo che c'è anche il 4, ma Gesù, che orrore! Tra l'altro Trevor ha dato forfè, un personaggio che aveva così tanta importanza nel 2 e nel 3 è sparito nel nulla. Quindi fortunatamente anche Dylan Sprouse, che è un attore che mi sta molto simpatico, ha dato forfè al progetto, non lo so, aggiornatemi voi. In ogni caso si conclude così After 3, un film inutile. Cioè, se il primo era noioso, il 2 era trashissimo, il 3 è inutile, non succede niente. Tutto il delirio spetta agli ultimi 20 minuti di pellicola, dove, in confronto, la peggior soap opera mai realizzata nella storia è un realisticissimo melodramma di costume, ok? Ecco, diciamo che è un film deludente, sia sul versante oggettivo del termine e sia sul versante trash. È noioso, brutto, inutile, non succede niente, non è particolarmente trash, perché di trash c'è, quella scena lì è imbarazzante, quella del sogno, però non c'è roba disagiata come lo yoga acrobatico, capito? Non è niente di che. Gli attori protagonisti stanno un attimino imparando quelle due espressioni in più che può cambiare il loro job title da comodini a attori amatoriali, però per il resto niente. Voglio chiudere solamente con un'osservazione. Io, siccome Ardin era sempre mezzo nudo, che fosse in canotta o che fosse a torso nudo, il mio occhio continuava a cadere sul tatuaggio del filo spinato, che nella serie di After ha un significato ed è caratteristico di Ardin. Ma quanto è brutto quel tatuaggio? Ma quanto è brutto? Allora, non ci ho fatto così caso nei primi due film, quindi non vorrei che nel terzo gliel'hanno fatto male, ma sembra veramente disegnato con i pastelli a carboncino. Cioè, è un tatuaggio finto, ma si vede benissimo. Non lo so, magari è anche un tatuaggio vero dell'attore, non ne ho idea.
ma è proprio brutto, cioè sembra veramente finto e se non è finto è fatto malissimo. Io le dico, ma perché è il tatuaggio sporco? Cioè perché ha il braccio sporco? Non mi sembra un tatuaggio, no? Quindi boh, questa cosa diciamo che ha illuminato un attimo più di interesse verso il film, che comunque per me è stata la morte cerebrale, cioè un film dove non succede realmente niente. Vuoto, vuoto siderale, cosmico. Sono devastato. Questa è la mia opinione su After 3, un film che poteva essere trash e invece è solo brutto e inutile. Ovviamente se vi è piaciuto, non preoccupatevi, non ce l'ho con voi, non ce l'ho con il film, cioè è la mia visione dei fatti, la mia opinione, ma nessuno ha l'opinione vera in tasca, nel senso ognuno può amare ciò che vuole e odiare ciò che vuole. Quindi ditemi voi piuttosto se vi è piaciuto o perché vi è piaciuto. In ogni caso io sono devastato. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Adesso vado a un angolino a morire di noia. Soprattutto dopo i distenti. Io vi aspetto un prossimo video, vi mando un bacione. Ciao ciao.